Benvenuti su Salute Totale. Oggi ti parleremo di 9 rimedi completamente naturali per affrontare il fastidioso problema del muco e del catarro. Il numero 7 ti lascerà a bocca aperta. Quando ci troviamo a combattere le conseguenze di un raffreddore, un'influenza o altre affezioni delle vie respiratorie, spesso cerchiamo soluzioni che siano efficaci, ma al contempo prive di effetti collaterali indesiderati. È qui che entrano in gioco questi rimedi naturali, offrendoci un approccio gentile ma potente per alleviare i sintomi e promuovere il nostro benessere senza dover ricorrere a farmaci. Dall'idratazione al consumo di tè allo zenzero, passando per l'inalazione dei vapori di eucalipto, esploreremo insieme le diverse opzioni a disposizione, aprendo la porta a un nuovo mondo di cura e sollievo. Preparatevi a scoprire come la natura stessa può essere la nostra migliore alleata nella lotta contro il muco e il catarro. Quindi, senza l'uso di farmaci, cosa puoi fare da casa per rimuovere rapidamente il catarro o il muco accumulato nella gola? Iniziamo con il primo rimedio, forse uno dei migliori rimedi naturali per eliminare il catarro: restare idratati. È stato dimostrato che idratarsi correttamente è altrettanto efficace nell'espulsione del muco. Utilizzare un farmaco mucolitico come l'acetilcisteina può aiutare, ma bere acqua costantemente farà lo stesso lavoro, rendendo più facile l'espulsione del muco. Non smettere di bere costantemente se hai un eccesso di catarro in gola. Andiamo con il secondo rimedio. Bere tè allo zenzero finché il muco non scompare. Lo zenzero è una radice naturale con proprietà antimicrobiche, antinfiammatorie ed espettoranti che aiutano ad eliminare l'infezione più rapidamente. Il consumo di tè allo zenzero può ridurre l'eccesso di catarro e facilitarne l'espulsione. Per preparare questa infusione, taglia una fetta di zenzero e lascialo bollire per 10 minuti in 250 ml di acqua. Il terzo rimedio consiste nel prendere ogni giorno un cucchiaio di aceto di mele. L'aceto di mele contiene un'elevata quantità di acido acetico, che ha proprietà antimicrobiche che aiutano ad eliminare le infezioni in gola e a regolare il pH della mucosa, rendendo il muco più fluido e facilitandone l'espulsione. Aggiungi 2 cucchiai di aceto di mele a un bicchiere d'acqua, mescola bene e bevilo 3 volte al giorno. Il quarto rimedio consiste nel respirare i vapori di timo e rosmarino. Queste 2 piante aromatiche sono note per rimuovere il catarro in eccesso e fluidificare il muco. Per preparare questo rimedio, aggiungi un cucchiaio di timo secco e alcuni rametti di rosmarino in una pentola con acqua bollente, spegni il fuoco e respira i vapori per 10 minuti fino a 5 volte al giorno. Passiamo ora al quinto rimedio, che è un metodo economico: fare gargarismi con acqua salata. Aggiungi 2 cucchiai di sale in un bicchiere d'acqua, mescola bene e fai gargarismi con questa soluzione per 20 secondi. Il sodio presente nell'acqua salata aiuterà a dissolvere il muco e farà scomparire la flemma gradualmente. Importante non abusare di questo rimedio, altrimenti potrebbe causare irritazioni alla gola. Puoi fare gargarismi con l'acqua salata fino a 3 volte al giorno. Il sesto rimedio consiste nell'utilizzare l'anice verde, una pianta nota per le sue proprietà espettoranti che possono contribuire ad alleviare l'eccesso di catarro. Per beneficiare di queste proprietà, è possibile preparare un'infusione aggiungendo un cucchiaio di semi di anice verde a una tazza contenente acqua bollente. Dopo aver aggiunto i semi all'acqua, lasciate riposare la miscela per circa 10 minuti in modo che i principi attivi dell'anice possano essere rilasciati nell'acqua. Una volta che l'infusione è pronta, potete consumarla come una tisana. Bevendo questa infusione, potrete sfruttare al meglio le proprietà dell'anice verde per aiutare a fluidificare il muco e favorire l'espulsione del catarro in eccesso, contribuendo così a ridurre i sintomi associati alle infezioni delle vie respiratorie. Prima di continuare con il video e vedere il rimedio numero 7, ricordati di lasciare like e di iscriverti al canale
attiva la campanellina per rimanere sempre aggiornato sui nostri nuovi video. Il settimo rimedio consiste nell'inalare i vapori delle foglie di eucalipto, che è un potente espettorante naturale. Per utilizzare questo rimedio è sufficiente procurarsi alcune foglie di eucalipto fresche o essiccate. Successivamente è possibile procedere in due modi. Il primo è far bollire le foglie di eucalipto in acqua, spegnere il fuoco e poi inclinare il viso sopra la pentola per inalare i vapori. Il secondo metodo consiste nell'aggiungere le foglie di eucalipto in acqua calda in una ciotola, coprire la testa con un asciugamano e respirare i vapori per alcuni minuti. È consigliabile ripetere questa procedura più volte al giorno per massimizzare i benefici espettoranti dell'eucalipto. L'ottavo rimedio consiste nel masticare uno spicchio d'aglio per almeno 5 minuti. L'aglio, oltre ad essere ampiamente conosciuto per il suo sapore e le sue proprietà culinarie, è anche ricco di composti con proprietà antimicrobiche, tra cui l'allicina. Questo composto è noto per le sue capacità di combattere batteri e virus, contribuendo così a ridurre l'intensità e la durata di infezioni delle vie respiratorie. Inoltre, l'aglio ha anche un effetto antinfiammatorio, che può aiutare ad alleviare il dolore e l'irritazione alla gola causati dall'accumulo di muco. Masticare uno spicchio d'aglio per almeno 5 minuti permette di rilasciare le sue proprietà benefiche, offrendo un sollievo naturale dai sintomi della tosse e del mal di gola. Infine, il nono rimedio consiste nell'assumere ogni giorno un infuso di miele e limone. L'acidità del limone aiuta a scomporre le molecole del muco, rendendolo più fluido ed espellendolo rapidamente, mentre il miele crea uno strato protettivo sulla mucosa della gola. Spremi mezzo limone in una tazza con acqua calda, aggiungi 2 cucchiaini di miele, mescola bene e consuma. Questi 9 rimedi naturali offrono un valido sostegno per coloro che desiderano affrontare il problema del muco e del catarro senza ricorrere a farmaci. Dalla semplice idratazione al potere antimicrobico dell'aglio, passando per le proprietà espettoranti dell'eucalipto e dell'anice verde, ogni metodo proposto offre un approccio naturale e efficace per favorire il benessere delle vie respiratorie. Sperimentando questi rimedi e adattandoli alle proprie esigenze, è possibile alleviare i fastidi causati dall'eccesso di muco e catarro, contribuendo a un recupero più rapido e confortevole. Ricorda sempre di consultare un medico se i sintomi persistono o peggiorano, ma nel frattempo dai una possibilità alla natura e alla sua capacità di guarire. Conoscevi già qualcuno di questi rimedi naturali? Faccelo sapere con un commento. Al prossimo video, sempre qui su Salute Totale.